Ciao, benvenuti a questa nuova puntata sul nostro canale YouTube lezionedifumetto.it. Che cos'è un manga? Un manga è genericamente un fumetto che viene dal Giappone, questo lo sanno tutti. Ma che cos'è veramente un manga? Qual è l'essenza del manga? Quando i primi manga arrivarono in Occidente, si cominciò a pensare che, uno, non si capivano bene le coordinate, perché erano disegnati in una maniera un po' maldestra, un po' strana. Erano molto grossi spesso, molto molto voluminosi e avevano un ritmo di racconto molto diverso dal nostro, molto diverso da quello del fumetto europeo o da quello sincopato del fumetto americano. Molti pensavano che un manga fosse la versione del fumetto rallentata, cioè che per una scena in cui una donna entra in una stanza, in un manga servivano 4 pagine per raccontare questa cosa, laddove in un fumetto occidentale servivano 2 vignette. Errore, non è vero, assolutamente non è così. Poi a un certo punto si cominciò a pensare che il manga era un linguaggio in cui in qualche modo c'era una parentela molto più vicina col cinema rispetto a quanto non fosse per esempio per il fumetto occidentale. Errore. Secondo il mio editor giapponese, Yasumitsu Tsutsumi, con cui io ho lavorato per molti anni a Kodansha, il manga è simile al teatro, perché il manga viene raccontato in una specie di unità di tempo, luogo e azione, cioè come un frammento della vita. Questo perché molto spesso i lettori sono lettori occasionali tradizionalmente. Ma una cosa che è molto importante da capire è il modo in cui viene raccontato il soggetto. Per fare un manga occorre fare un Nemu. E un Nemu non è neanche uno storyboard, è una versione primitiva dello storyboard, una specie di scansione. Per l'editoria giapponese, la sceneggiatura non è tanto importante quanto la scansione del racconto. In sostanza, se una persona uccide un uomo e lo fa in 2 vignette, vuol dire che l'azione dell'omicidio non è particolarmente importante. Se però lo fa in 4 tavole, vuol dire che c'è un'attenzione e un interesse a raccontare questa cosa che ne aumenta la drammaticità forse, o che va indagata in un certo modo, tanto è che è necessario più tempo. Un giorno Munoz, che è uno dei più grandi autori del fumetto mondiale, disse che i silenzi sono un lusso che il fumetto occidentale non si poteva permettere. In Giappone il silenzio è un elemento importantissimo e molto spesso ci sono delle grandi sequenze che vengono raccontate senza l'ausilio delle parole. Sono scene mute. Perché? Perché la scansione visiva è ritmo, ma è racconto. Tsutsumi mi diceva sempre: per noi i silenzi parlano quanto le parole. Ora, se noi esaminiamo una delle grandi innovazioni del fumetto giapponese, dei manga appunto, possiamo dire che è stata senz'altro l'arrivo della quotidianità. Nel racconto, la quotidianità modifica completamente le traiettorie narrative, perché se io racconto solamente i momenti salienti, quelli eccezionali e che sono sempre i picchi, sono più vicino al fumetto americano in un certo senso. Il fumetto americano è molto ritmato, c'è quasi una specie di horror vacui. Horror vacui dal latino vuol dire paura del vuoto, del silenzio. In Giappone invece di questa dimensione, anche di attese eccetera, è fatta proprio la vita quotidiana, la cultura giapponese è molto vicina a questo, e questo è un elemento di grandissima ricchezza che ha portato il manga. Ma ora andiamo al tavolo. Esamineremo ora Dandadan, che è uno dei grandi successi del Giappone, che sta arrivando qua in Europa. Questo è il volume 1, è un formato piccolo, un tascabile, ha un elemento già subito immediatamente riconoscibile: le grafiche giapponesi, l'uso dei materiali. I giapponesi sono molto bravi a utilizzare delle confezioni
povere, curando al massimo i dettagli. Per esempio qua, non so se la camera riesce a inquadrare, però il giallo è composto da righe di due gialli diversi che compongono questa superficie. È tutto estremamente curato e all'inizio sembra quasi a colori. Questo manga ha solite fisionomie giapponesi, gli occhioni grandi che derivano, come si sa ormai, da Osamu Tezuka, che fece un omaggio, diciamo, ai personaggi della Disney di cui era grande amante, e da allora è diventato una specie di imprinting per tutti i fumetti, compresi quelli modernissimi giapponesi. Questo è scritto e disegnato da Yakinobu Tatsu e Dan Da Dan racconta storie di giovani giapponesi. Qua vediamo lei, la protagonista, inquadrata, e subito dopo lui, il coprotagonista, inquadrato. Montaggio simmetrico, a colori, ma poi vedremo che il fumetto continua in bianco e nero. Però questo è l'incipit, l'introduzione della storia, quindi utilizzano i colori. Normalmente nelle riviste vengono date 4 pagine, perché c'è pochissimo colore nelle riviste giapponesi a fumetti di solito, perché sono molto popolari, quindi molto economiche anche. Degli occhi che non sembrano umani, la paura si contorce. Ovviamente i manga si leggono da destra verso sinistra. Questa sembra quasi un lampione, però sembrano due occhi ugualmente tremante al cospetto dell'ignoto. Quindi sono due edifici più o meno apparentemente abbandonati, poi vedremo che sono effettivamente abbandonati, e due paia di occhi che scrutano nel buio, camuffati da qualcos'altro, non precisamente visibili. Poi c'è il titolo, Dan Da Dan, Yakinobu Tatsu. Vedete, questo titolo si staglia in maniera molto cinematografica sulla città presa dall'alto. L'indice, e poi inizia in medias res il fumetto. Lei dice, quindi questo è il primo testo, come dire, cosa stai dicendo? Te l'ho detto, se non mi presti i soldi, niente appuntamento, però se vuoi possiamo scopare. Il love hotel lo paghi tu. Capitolo 1. Ehi, ma così non è come ci si innamora? Allora, quindi, situazione con piano americano, campo americano, quindi dalle ginocchia in su, e poi campo corto, un dettaglio e un altro dettaglio. Praticamente lui fa il bulletto e lei si sta offendendo. Prima reazione, accenna un calcio circolare, mawashigeri, e poi vediamo una cosa molto interessante qua, subito i volti vengono trasposti, qua noi siamo passati con un salto stilistico che per i giapponesi, per i manga è assolutamente normale, da una rappresentazione di tipo non proprio realistico, perché appunto la proporzione degli occhi rispetto alla bocca e naso è chiaramente manga, però da questa a una visione più caricaturale, esasperata, molto tipica. Questo è un salto stilistico che rispetto agli occidentali è molto diverso, ma che fa parte invece proprio del linguaggio, della sintassi dei manga. Dai, fatti picchiare, ma sei scema, lui la colpisce, dopodiché chi cazzo ti credi di essere? Basta, mi hai rotto i coglioni, quindi linguaggio estremamente sboccato. Qua addirittura dentro il balloon c'è una testina, quindi un montaggio molto disinvolto, sul serio idiota, polpo, seppia, tonno, scema, guarda che pesci e molluschi non sono insulti. I volti compaiono dentro il balloon, molto interessanti peraltro, che servono a rimarcare ulteriormente quello che si dice nei balloon. Dopodiché quindi noi siamo in un contesto scolastico, giovani, e la storia praticamente comincia a evolversi. Questo ragazzo che si intuisce essere un ragazzo timido, probabilmente la vittima di questi bulli, il quale sta leggendo, è assorto, gli lanciano le palline e lei è vicino a lui, vede gli altri bulli, cosa stai leggendo, le si interessa un pochino, e poi cominciano a avvicinarsi, cominciano a conversare. So io cosa ti piace, so io cosa ti piace, sì, ho capito, non intendevo che dovevi ripetere la stessa frase, eccetera. Comincia questo tipo di conversazione tra coetanei e comincia a crearsi una specie di attrito con una sfida, una scommessa, quindi il conflitto che entra subito in scena. Lei crede nell'esistenza degli spettri e lui crede nell'esistenza degli alieni. Ognuno dei due non crede nell'esistenza degli spettri o degli alieni in cui crede l'altro, ecco.
E quindi si sfidano, questo è il vecchio ospedale universitario completamente cadente, e lui sfida lei a entrare in questo palazzo fatiscente dove secondo lui è probabile che lei possa incontrare degli alieni. Dall'altra parte lei sfida lui a entrare in questo tunnel degli spiriti e lui comincia ad avere paura, e in questo tunnel degli spiriti, come noi vedremo e scopriremo lentamente, in pratica lui incontrerà una presenza che poi è una presenza del folklore tradizionale giapponese, quindi una strega bianca. Ecco. Tutto questo viene raccontato ripescando quindi anche dalla tradizione antica giapponese, però con un linguaggio estremamente sboccato, molto, molto contemporaneo, no? I ragazzi, ho dimenticato di dire, che sono in contatto tra di loro per via del loro telefono cellulare reciproco. Lei appunto è una strega di quelle bianche, con i capelli bianchi della tradizione folclorica giapponese, dice: se vuoi ti faccio ciucciare le mie tette, ma tu fatti succhiare il cazzo, eccetera. Quindi estremamente diretto e violento. Lui cerca di scappare e poi c'è tutto questo incontro, e nel frattempo lei ha un altro incontro con degli alieni che prendono sembianze umane e, come vedete, sono con lo stesso volto, vestiti normalmente, però la medesima anatomia è abbastanza inquietante. La catturano perché vogliono accoppiarsi e cercano di stuprarla. Ecco. Dopodiché il fumetto continuerà a sviluppare tutta questa specie di scontro, sempre con questo gioco tra il grottesco, l'ironico e il violento. Questo tipo di linguaggi va esaminato per capire, no? Inquadrature molto esasperate, narrazione che riguarda presente e passato, stato e futuro, elemento fantastico misto all'elemento naturale, appunto la vita nella scuola, eccetera, crisi da teenager, per cui c'è anche la sfida, la voglia di capire chi si è, lui che poi viene in qualche modo si è impossessato di lui, la strega, per cui lui poi arriva a salvare lei, quindi si ricongiunge le due metà che si erano separate per ognuno affrontare la propria prova, poi ritornano ad affrontare un'unica prova. Qua ci sono delle scene con degli esseri che sono molto interessanti, non perché siano graficamente spettacolari eccetera, ma sono estremamente funzionali al racconto, al dinamismo del racconto. Vedete vignette oblique, tutte cose che si usavano poi negli anni 90 nel fumetto giapponese, ma che stanno ritornando, e l'elemento, diciamo, fantastico fantasy misto all'elemento fantascientifico e misto alla quotidianità. Questi elementi e questo tipo di narrazione a lungo respiro, perché questo è solo il primo volume di diversi volumi che compongono la serie, sono punti estremamente importanti per capire come si stia sviluppando la narrazione nel mondo dei manga. Questo è uno dei grandi successi di adesso. Prima di lasciarvi, voglio che esaminiamo un attimo l'origine. Il termine manga in generale vuol dire intrattenimento, fumetti di intrattenimento. Ha un'origine che significa quasi scene di derisione, cioè nel senso di ironia, di canzonatura, di presa per i fondelli. E in questo ha una radice simile al comic, no? I comics americani erano fumetti di taglio ironico, umoristico. Al manga si contrappone un altro tipo di fumetto che prese piede nel dopoguerra, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e che si sviluppò particolarmente tra gli anni 50 e 60 e poi nel decennio successivo, su riviste come Garo. Garo è stata una grande rivista underground giapponese. Questo movimento ha un nome che si chiama Gekiga, che si contrappone a manga. Gekiga sono le storie drammatiche, storie, diciamo, adulte, complesse, profonde, estremamente tragiche anche. E raccontano, guardando con un'ottica quasi neorealista, quello che era il Giappone dei bassi fondi, o il Giappone di una vita molto torbida, molto difficile. È un Giappone molto povero, quello del dopoguerra. Partendo da questo, si è creata tutta una specie di apparato drammaturgico che ha arricchito profondamente l'universo narrativo giapponese e che ha influenzato, e tuttora influenza a distanza di tanti decenni, tutto l'apparato drammaturgico nei fumetti di tutto il mondo. Grandissimi autori come Chris Ware, David Mazzucchelli, Daniel Close conoscono molto bene i grandi numi tutelari del Gekiga, che si tratti di Yoshiharu Tsuge, oppure suo fratello Tadao Tsuge, oppure Tatsumi, oppure Suzuki Oji. Ce ne sono diversi
sono dei grandi maestri e hanno un loro approccio che trascende molto spesso dalla qualità grafica pura, nel senso che non è virtuosistico, non è mai virtuosistico, però colpisce il cuore. Questa è la grandezza anche e il grande apporto della cultura giapponese nel fumetto. Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it, iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni e il link in descrizione per tutto questo. Ciao!